This is the wonderful moment, and I'm very happy to be here. I want to thank to all who thought of giving it to me, the star, because the star will be in the sky, and hopefully will turn off as late as possible. Vabbè, sono molto contento di essere qui, mi piace molto questa stella, anche perché sono in compagnia con tante stelle di amici che hanno fatto o fanno ancora il mio lavoro. Giancarlo, grazie Giancarlo, dai! Giancarlo! Very much. I like it because dedicare questa stella a una grandissima regista che era Lina Wertmüller, con la quale ho fatto moltissimi film e proprio mi ha creato come attore, e questo forse è il motivo per cui io sono qui oggi, grazie a lei. E come dicevo prima, forse è lassù che mi sta guardando e mi sta aspettando per fare forse altri film up there, magari meglio di quelli che abbiamo fatto qua. Grazie a tutti e arrivederci. E anche le dichiarazioni del sottosegretario Lucia Borgonzoni, che dice: mi ha reso particolarmente orgogliosa di rappresentare il cinema italiano davanti al mondo. La posa della stella sulla Walk of Fame di Giancarlo Giannini, interprete strepitoso, il suo nome, come già il nome dell'indimenticabile Gina Lollobrigida, è stato meritatamente consegnato alla storia. E Giancarlo Giannini ha dedicato la sua stella a Lina Wertmüller. Sì, sarebbe bello, come ha anche sottolineato Giancarlo Giannini, che ora anche qui in Italia gli fosse riconosciuto un premio alla carriera. Lui, che ha vinto tanti Nastri d'Argento o Davide di Donatello, sarebbe bello un Leone d'Oro, per esempio, alla carriera al prossimo film, al prossimo Festival di Venezia. Perché ricordiamo che l'Italia è sempre un po' più restia a riconoscere. Ho 30 secondi. Al Leone d'Oro a Venezia, dice, proprio si vede che non mi riconoscono in patria, Nemo profeta in patria, dice Giannini, che è un grandissimo. Io ho un ricordo molto bello con Ridley Scott, che voi sapete che è un genio del cinema, il gladiatore, ha firmato altri, era sul set a Firenze di Hannibal con Hopkins, e c'era Giannini, che voi sapete che lui è geniale come costruttore di gadget elettronici. Cioè, noi lo conosciamo come attore grande. Ingegnere mancato. Esatto. No,